Radio Radicale, siamo col senatore Giorgio Salvitti, Fratelli Italia, relatore sul decreto Omnibus. Allora, voi nella serata di ieri avete, diciamo, proseguito il vostro lavoro per arrivare pronti lunedì alla seduta per l'appuntamento con l'Aula. Poi Sì. vi rivedrete domenica pomeriggio, credo, per finire il Domenica lavoro. mattina. Domenica mattina. Allora, che cosa avete fatto? Che cosa vi resta da fare? Insomma, è un provvedimento dove ci sono tante cose molto diverse tra di loro, quindi il lavoro di raccordo da tutte le forze politiche è stato molto, molto complesso perché ho visto che sia lei che Lotito avete avuto, cioè, un grande affare per mettere d'accordo tutti. Ma guardi, più che mettere d'accordo tutti è quello di fare in modo che molti emendamenti presentati, parliamo di 729 emendamenti, quindi diciamo è stato fatto un lavoro nelle settimane precedenti di scrematura e abbiamo chiesto a tutti quanti i gruppi politici di fare un lavoro di cernita per quelli che loro reputassero più importanti, fondamentali. Ma il lavoro più importante penso che sia stato fatto è quello di unire molti emendamenti che sono stati fatti, soprattutto per quanto riguarda la tematica relativa agli enti locali. Molti emendamenti provenienti, diciamo, trasversalmente da tutte quante le forze politiche erano molto simili, quindi abbiamo tentato di concentrarli in unici emendamenti e votarli come commissione tutti quanti insieme. Quindi, diciamo, quello, il lavoro di sintesi. Quello è stato probabilmente il più importante. Poi ieri sera intanto abbiamo provveduto a votare l'emendamento del governo, quello, diciamo, il cosiddetto bonus Di Natale, Natale. bonus di Natale, e quello è stato già approvato ieri sera. Sono stati approvati altri emendamenti di cui abbiamo già fatto una sintesi tra le varie proposte di emendamento che erano arrivate e quindi ci siamo portati, diciamo così, tra virgolette, siamo portati avanti con il lavoro. Dovremmo, no, dovremmo, dobbiamo chiuderlo domenica. Domenica mattina abbiamo l'altra convocazione della Commissione in modo tale da poter lavorare e chiudere il provvedimento in modo tale da poterlo portare in aula già da lunedì. Da lunedì portarlo in aula e chiuderlo martedì mattina. Ci sono questioni di tipo fiscale concordati? Sì, uno degli emendamenti, forse tra i più importanti, è 2.0.3, che è un emendamento che mira l'attenzione e che rende più appetibile possibile quello che è il concordato preventivo biennale. C'è stata qualche polemica con le Ma guardi, opposizioni? più che polemiche sono due visioni diverse. Diciamo che sugli enti locali c'è condivisione su molte cose, tant'è che si è provveduto a fare, ecco, come dicevo prima, Certo. un lavoro di sintesi per poter presentare degli emendamenti unitari. Per quanto riguarda il discorso legato alla fiscale, diciamo Sì. il fiscale, sono proprio due vedute completamente diverse. Senta, il bonus Natale sarà, il meccanismo sarà quello che verrà fatto su richiesta, Su richiesta. ho capito, Su la richiesta. platea delle persone, dei beneficiari. Ma guardi, allora, innanzitutto partiamo da tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 28.000 euro. Quindi chi ha Ho capito. diritto a richiedere questa misura? E quindi per le fasce più deboli, tra virgolette, da un punto di vista economico, e quindi poterle sostenere per quelle relativamente, insomma, capiamo che non è certamente questo ciò che fa cambiare la vita alle famiglie, però è un sostegno, un aiuto in un periodo particolare che, visti i buoni risultati che abbiamo avuto per quanto riguarda quelle che sono soprattutto le entrate da parte dello Stato, abbiamo voluto anticiparlo a prima di Natale per poter permettere l'acquisto di un giocattolo in più. Ecco. Senta, c'è anche una norma che riguarda l'acquisto dei calciatori stranieri? No, No, non la c'era stato un definirei tentativo. così. Ah. No, non la definirei così. C'è un'attenzione particolare da parte delle finanze per far sì che capitali rientrassero sul territorio italiano, che poi uno faccia l'ingegnere o faccia il calciatore, a noi interessa poco, insomma, sono i capitali che entrano sul territorio italiano e ci sono delle proposte emendative che sono al vaglio adesso del MEF. Come mai tutto questo ritardo? C'è stato il governo che è stato in difficoltà No, perché per i pari. guardi, no, tutto quanto questo ritardo è generato esclusivamente dalla data di approvazione del Di decreto. scadenza del decreto è l'8 ottobre, no? Sì, Credo. perché essendo stato approvato l'8 o il 9, non ricordo bene, l'8 o il 9 di agosto, diciamo quei 20 giorni dove gli uffici, diciamo, erano
in forze ridotte hanno avuto da lavorare meno rispetto a quello che si poteva fare, come avviene in tutti quanti gli altri decreti. Quindi diciamo che partendo poi da fine agosto, fine settembre, a ranghi pieni si è potuto fare questo lavoro. Adesso sono andati un po' in affanno, però diciamo che a noi far lavorare il sabato e la domenica non ci comporta nulla, ci mancherebbe altro. Bene, grazie al senatore Giorgio Salvitti, Fratelli d'Italia, relatore sul decreto Omnibus, in cui i lavori delle commissioni congiunte Finanze e Bilancio termineranno presumibilmente domenica nel primo pomeriggio. Domenica nel pomeriggio, immagino. Domenica nel pomeriggio chiuderemo il provvedimento. Grazie, senatore. Salve.